siamo con Marina Pugliese, direttore del Museo del Novecento. Ci illustri quali sono le grandi mostre che aprono questa stagione? Beh, la prima è quella che si intitola Conversation, che è una mostra realizzata con le collezioni di fotografia di Bank of America. Sono delle collezioni eccezionali che vanno dagli inizi della fotografia, dai daguerrotipi alla fotografia più recente, con opere per esempio di Thomas Struth o Cindy Sherman. Abbiamo poi un focus su Kenjiro Azuma, che è uno scultore giapponese che è stato allievo di Marino Marini, che vive in Italia da oltre 50 anni, e infine una mostra negli archivi a cura di Vicente Todolì e Italo Rota, che mostra le relazioni tra Dada e futurismo. Ecco, molto ricco come calendario, anche perché poi avete organizzato altri eventi, quindi mi riferisco al rapporto con la musica. Proseguono tutte le cosiddette attività collaterali, ovvero il fatto che a partire da novembre ci saranno concerti lungo il percorso del museo, quindi semplicemente con il pagamento del biglietto i visitatori troveranno lungo il percorso degli appuntamenti musicali dedicati al Novecento, così come faremo delle conferenze sul brand design, quindi sulla immagine coordinata dei musei, e così ancora come riprendiamo le attività educative con tutte delle nuove offerte per le scuole, per i giovani, eccetera.